Amici di Streamador, benvenuti a questa nuova video recensione. Quest'oggi vi parliamo di un prodotto un po' particolare e si tratta in questo caso del Klim Voice. Klim Voice è un microfono con interfaccia USB, un microfono pensato per essere utilizzato con i computer, specialmente in ambito gaming, e caratterizzato da un prezzo veramente molto molto aggressivo, ovvero soli 29 euro. Questo microfono è disponibile nella colorazione blu oppure nella colorazione rossa. È caratterizzato da una costruzione abbastanza buona, sostanzialmente tutta in plastica. Il peso comunque è abbastanza importante, il che in aggiunta ai due pad antiscivolo rende abbastanza stabile questo dispositivo, che rimane veramente ben fisso sulla scrivania anche quando lo si va a regolare. Vedete, l'asticella del microfono è regolabile in questo senso ed in quest'altro senso, anche se con un pochino meno ampiezza di regolazione, appunto. Per quanto riguarda le funzionalità di questo microfono, bisogna dire che è un dispositivo veramente molto molto semplice. Abbiamo soltanto due tasti. C'è questo tasto qui, on e off, che permette di abilitare o meno la registrazione dell'audio. Inoltre c'è questo altro piccolo tasto che ha una duplice funzione. Se viene premuto in maniera molto leggera, può attivare o meno questi due LED, in questo caso blu, però come vedete la luminosità dei LED è veramente minima. Se invece viene ruotato verso destra o verso sinistra, permette di aumentare o meno il volume della registrazione. Ancora per quanto riguarda l'aspetto costruttivo, abbiamo nella zona appunto del microfono questo piccolo elemento in spugna che permette di eliminare rumori esterni e disturbi. Come vedete, la struttura del microfono è assolutamente standard, insomma, non ci sono accorgimenti particolari. A causa della struttura fortemente unidirezionale di questo microfono, sono stato costretto a staccare rispetto all'inquadratura precedente, poiché l'audio registrato da Clean Voice attraverso quella tipologia di inquadratura era assolutamente insoddisfacente. Questo perché se non si è posizionati in maniera perfettamente frontale rispetto al microfono, l'audio risultante è caratterizzato da un volume decisamente decisamente basso. Nel caso specifico, andandolo a controllare attraverso i vari software di editing, risultava decisamente basso in termini di volume rispetto a quello registrato dal microfono incorporato nella mia Sony RX100 prima versione. In questo momento l'audio che state ascoltando è registrato appunto attraverso Clean Voice. Come potete sentire, comunque l'audio registrato dal microfono è decisamente limpido e cristallino. Nel complesso, per 29 euro si tratta di un microfono che fa decisamente il proprio lavoro e che è assolutamente adatto per un'utenza che si avvicina per la prima volta a un dispositivo di questa tipologia. Possiamo quindi staccare dalla prova audio vera e propria e ritornare all'inquadratura precedente. Nel complesso è un dispositivo dal look abbastanza aggressivo, chiaramente si rivolge soprattutto a un pubblico giovanile, dato anche il prezzo molto basso, e lo consiglio soprattutto ai ragazzi o comunque alle persone che vogliono un microfono molto economico, molto semplice da utilizzare, assolutamente plug and play, sia per registrare magari qualche sessione di gaming, sia per aumentare un pochino la qualità delle proprie videochiamate, per esempio tramite Skype. Per questa recensione è tutto, noi ci vediamo con la prossima video recensione. Se avete domande o dubbi potete porcele attraverso i commenti oppure direttamente sul nostro forum.